Illustrissimi signori e spettabile signori, a P-Web Radio Social TV, la radio che si guarda, in collaborazione con Video Sicilia, canale 93 del digitale terrestre, presentano La vita è uno spettacolo, un programma di Gianfranco Ponte a cura di Gianfranco Ponte, dedicato al principe Antonio De Curtis. A voi auguriamo buona visione, al principe auguriamo buon compleanno. Lacrime in cuore,
che tu peggio capire, ma tu sei capo, non posso più capire. E me da si cose fuori, però capace d'angelo, se perde se cammina. E me da, tu ti hai più bella femmina, che voglio essere tu più. Non te posso scordare. Sai si fa una cosa, quello che mi fa troppo da me fai. E voi sapete che è che tengo pasta a te, ben ben volante, non c'è una stavolta, onesto come a me. Ti hai più bella femmina, se vuoi essere voglio, non te posso scusare. Femmina, tu ti hai più bella femmina, se vuoi essere voglio, non te posso scusare. Carissimi amici, siamo arrivati all'ultima puntata della Vita è uno spettacolo. L'ultima puntata non potevamo che dedicarla al nostro amato principe Antonio De Curtis in arte Totò. Puntatone che si doveva, per obbligo di cose, appunto fare, perché comunque, se voi avete fatto caso a tutte le altre puntate precedenti, il Totò c'è stato sempre, come il pepe sulla pasta. Volendo gira tutto intorno a lui, volendo o non volendo, c'è chi piace e chi non piace, ma ad altri e a molti, per grazia di Dio, piace. Quindi Totò Docet, a concludere con me questo meraviglioso viaggio, come al solito Ino e Gianni Scuderi, che vedrete e che già avete visto nelle altre puntate, Ino ad apertura appunto puntata, con me anche Vincenzo Sapienza, che si è occupato e si occuperà delle post-produzioni successive, se Dio vorrà. Vincenzo. Ciao Gianfranco. A tutti ho sempre chiesto cos'è per la propria persona Totò. Cosa rappresenta per te Totò? Tu calcola che Totò per molti è un simbolo di unione. Ecco, com'è nata la tua collaborazione col sottoscritto? Collaborazione col sottoscritto, diciamo che col sottoscritto tu. È nata prima l'amicizia, poi quasi per caso, quando mi hai coinvolto assieme a Gaetano Di Lorenzo nel docufilm A prescindere Antonio De Curtis. Mi chiedevi prima chi è per te Totò, cosa rappresenta per me. Io ho conosciuto Totò per la prima volta grazie a nonna ovviamente non c'è più, e lei aveva dei miti che erano Totò e Nino Taranto, c'è Corrado tra l'altro che saluto. E il primo film di Totò che ho visto è stato Totò a colori, ma in una televisione in bianco e nero. Quindi ho goduto poco dei colori. E da lì mi sono innamorato di questa figura.
ero ancora assolutamente incosciente della grandezza principe. dell'essere, della grandezza del principe. Poi un po' piano piano, come tutti, ho seguito i vari film. Adesso una bella collezione di film di Totò. Io ti ringrazio per questa tua vicinanza al principe e al sottoscritto. Ragazzi, godetevi la puntata e grazie per l'affetto. Grazie Gianfranco per avermi coinvolto, è stato bello, ci siamo divertiti e sicuramente continueremo a divertirci. Grazie a te, Buona arrivederci. visione, ciao! Ciao ragazzi. Il mio progetto va avanti, un ringraziamento grande a Ottavio Buonuomo, a Gianfranco Ponte, a Vincenzo Sapienza e a Stefano Paggioro. Grazie veramente, stanno collaborando alla grande alla realizzazione di Rondinella, Canta Rondinella. Un grande pensiero veramente al principe Antonio De Curtis, perché io sono sicuro che è l'angelo custode di tutti gli artisti. Un abbraccio forte e a presto. Salve, un saluto circolare a tutti gli amici che sono rientrati per questa magnifica manifestazione. Sono qui al Circolo Rainantes, sulla scogliera di Santa Lucia, proprio di fronte all'Hotel Excelsior, dove il principe soggiornava quando veniva a Napoli. Cosa vi devo dire? Un grosso saluto, un abbraccio a tutti i partecipanti, all'organizzazione e, come dicevo, Vincenzo, me padre a me. Come vedete sono in aeroporto, però non potevo dire no a questa cosa, è troppo bello ricordarmi del grande principe Totò. Vabbè, lo sapete tutti, ve l'ho detto tante volte, andai con un biglietto di raccomandazione, vuole sapere come mi chiamavo a casa sua e io dissi, io mi chiamo Lino Zaga, Lino che è diminutivo di Pasquale, Pasquale, e Zaga che è diminutivo del mio cognome Zagaria e Totò mi disse cambialo, perché principe? Che i diminutivi dei cognomi portano male. Io da quel giorno mi fissai, cambiai questo nome con un bambino di una scuola che l'amministratore scelse così a caso sul registro, Banfi. Ora, che sia stato il principe a volermi bene, a farmi questo piacere, va benissimo così. L'importante è che io l'abbia conosciuto. Gianfranco, caro, come pensi che io possa parlare in pochissimi minuti del nostro principe? È impossibile perché poi ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo legame con Antonio De Curtis. Sicuramente, come tutti quelli della mia generazione, Totò è legato alla figura di mio nonno. Io sono del 97. E il primo dei tre film a cui sono veramente tanto legato è Che fine ha fatto Totò Baby? Questo perché ricordo un pomeriggio, mio nonno era un tipo tutto d'un pezzo, non rideva quasi mai. Ma nel momento in cui partiva un film di Totò in televisione, le risate si sentivano fuori dal balcone. E fu uno degli ultimi momenti molto dolci, condivisi con lui quando insieme abbiamo visto per intero Che fine ha fatto Totò Baby. Un film che tra l'altro adoro proprio per il cinismo, magari non è tanto visto bene dalla critica e dai fan sfegatati. A me fa morire dalle risate. Un altro film che sicuramente mi lega tantissimo a Il Principe Massimo è L'oro di Napoli, perché lì per la prima volta ho scoperto un Totò drammatico, un Totò non più maschera, ma attore, molto sofferente, in grado di, in quel film, rappresentare la rabbia di un uomo che è sottomesso in quel caso diciamo un guappo, ecco. E l'altro film sto andando molto, molto velocemente, mi dispiace questa cosa perché per Totò bisognerebbe spendere veramente ore e ore. L'altro film che amo veramente tanto, e quello l'ho scoperto non tanto tempo fa, ma è sicuramente uno di quelli che amo maggiormente. E quel film è Destinazione Piovarolo, il film in cui Totò Totò è tutto, è dramma, è commedia, è sofferenza ed è uno dei film che tutt'oggi riesce ad essere veramente tanto ma tanto attuale. La figura di Totò è predominante in tutte le sue battute, nella quotidianità, per esempio nella mia quotidianità,
non riesco a non imitarlo ogni tanto, anche riproponendo le sue battute storiche. Ed è bello il fatto che questo grande personaggio possa far parte ancora oggi della nostra cultura. Di chi come me del 97 continua ad amare il cinema, continua ad amare Totò e magari si rincontra la sera con i colleghi universitari, con gli amici, per guardare i suoi film. Totò è grande, Totò è meraviglioso e lo amiamo. Totò. E chi è che non ama Totò? In ogni casa napoletana che si rispetti c'è almeno un piccolo busto di Totò. Io ne ho di diversi modelli. Totò è nel sangue di noi napoletani, il più grande artista di sempre, il comico per l'eccellenza, per questo è chiamato il principe della risata. Ma io Totò, come per Diego Maradona, lo stadio intitolato a Diego Armando Maradona, io metterei Totò a Piazza Garibaldi. Volete mettere noi nell'ingorgo a Napoli? Siamo nei pressi di Piazza Garibaldi, già tutti nervosi. Guardiamo la statua di Garibaldi e diciamo. Mentre se ci stesse una statua di Totò, già fa mucca. In ogni artista napoletano c'è un pochino di Totò. Totò è al primo posto, anche prima di San Gennaro. Ma sì, diciamolo. O per Bacco, Totò, su cuore Napoli. Ciao Gianfranco, sono contento di aver accolto il tuo invito per parlare del grandissimo Totò. Tu sai quanto mio padre fosse legato a questo personaggio, quanto lo ammirasse e quanto sia stato di ispirazione per lui, che ha cominciato per le strade di Palermo facendone proprio l'imitazione. Tra l'altro, poi, quando è diventato famoso, ho avuto anche l'occasione di conoscerlo, di lavorarci insieme in Che cosa sono le nuvole di Pasolini e di poter dire che quando l'ha incontrato è stato il giorno più bello della sua vita. Non ti nascondo che mi sarebbe tanto piaciuto conoscerlo, purtroppo io sono nato nel 65, lui se n'è andato nel 67, quindi non è stato possibile. Che cosa dire di questo artista completo a 360 gradi? Lui non solo è stato un attore, ha fatto circa 97 film, poi è stato un doppiatore, uno sceneggiatore, un paroliere, ha scritto delle canzoni bellissime, un poeta. Quindi veramente un'istituzione. Ecco, io se fossi nell'UNESCO lo farei diventare patrimonio dell'umanità. Se volessimo racchiudere in poche parole quello che rappresenta Totò, io direi che è la massima espressione della comicità. Ciao. Ciao a tutti, io sono Fabio Cioloni e sono un autore di fumetti, disegnatore e sceneggiatore. Mi è stato chiesto di dire qualche parola sul mio amore per il principe e lo faccio molto volentieri perché Totò mi ha donato davvero tanta gioia nel corso della vita e tante risate e continuo a donarmene perché fin da bambino me ne sono innamorato, malgrado io sia milanese di nascita e non napoletano, se non nel cuore, diciamo così. Quindi l'ho sempre sentito molto vicino a Totò, l'ho sempre sentito una persona vera, molto umana. Poi quando ho scoperto, ho conosciuto alcuni lati del suo carattere, della sua vita, l'ho sentito ancora più vicino. Alle persone, non soltanto una maschera, c'era un uomo dietro quella maschera, un uomo davvero meraviglioso. I suoi film sono sempre con me perché li conosco a memoria, li ho visti centinaia di volte, e ho avuto recentemente la grossa fortuna anche di poterci in qualche modo lavorare con Totò, con un fumetto. Quindi questo è il mio grazie a Totò. Ho ritrovato un vecchio soggetto di un film che Totò doveva girare, che non fece mai tempo a girare, che era la parodia del Don Chisciotte.
e lui ci teneva molto a questo film, aveva già firmato un contratto ma non riuscì mai a girarlo, era la fine degli anni 40, quindi io sono riuscito a mettere mano su questo soggetto con i detentori dei diritti, ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di far fare recitare a Totò quel film che tanto avrebbe voluto recitare e che non fece mai in tempo a fare, e lo reciterà su carta piuttosto che su pellicola come era abituato a fare, e questo è il mio regalo per lui, è quanto di più posso fare, e lo faccio veramente con tutto il cuore, sperando di essere all'altezza del compito. Quindi in questi giorni, in questi mesi, sto realizzando questo fumetto che vedrà la luce l'anno prossimo e sarà presentato alla Fiera del Fumetto di Napoli, giustamente, nel 2022. Ecco, questo Totò è per te. Viva Totò e buon Don Chisciotte a tutti. Ciao. Salve, sono Gaetano Di Lorenzo, regista del docufilm A Prescindere, Antonio De Curtis, che ho girato qualche anno fa. E quando mi sono avvicinato a questo periodo di Totò e la cecità, Totò e Palermo, e naturalmente la fa spettacolo, mi sono preoccupato di essere più fedele, diciamo, alla storia, alla sua vita, alla sua biografia, ragion per cui ho cercato di documentarmi e di vedere tutto quello che mi era possibile osservare, leggere sulla vita del grande Totò. Naturalmente io sono un appassionato come tanti, e fin da piccolo ho visto i film di Totò e naturalmente ho dei ricordi bellissimi legati alla mia famiglia, legati a Totò, e per cui insomma l'ho sempre amato come attore, come grande uomo di spettacolo, di palcoscenico. Infatti quando ho ripercorso la vita attraverso il palcoscenico di Totò, insomma, mi sono accorto anche delle difficoltà di reperire del materiale, materiale video che non esiste su Totò e il teatro, quindi naturalmente ho fatto delle ricerche per ampliare i contenuti, insomma, che avevo a disposizione, facendo una ricostruzione di una mitica intervista al Villegea che abbiamo ricreato. Quindi insomma, quando ho coinvolto gli attori, tutti gli appassionati di Totò, in primis il grande Gianfranco Ponte, seguaci di Totò, testimone insomma di Totò, insomma, mi ha fatto un regalo così gradito da interpretare Totò nel docufilm. Quindi insomma vi ringrazio ancora e spero insomma di continuare a poter fare qualcosa, qualche altra cosa sul grande Totò, che non smetteremo mai di seguire. Penso che le generazioni future conosceranno e capiranno l'importanza di quella che è stata, più che una maschera, è stata una grande pagina di storia dello spettacolo italiano. Grazie ancora. E vorrei trasmettere una mia confessione, una mia esperienza che riguarda Totò, che può essere anche paradigmatica, può essere riferibile a ognuno di noi, perché ognuno di noi ha avuto un primo contatto e quindi qua è quasi scattato un primo amore per Totò. Il mio caso è molto particolare perché ovviamente io ho gli anni giusti per raccontare questa storia. E quando ero studente all'università, studiavo filosofia e mi sono poi laureato in filosofia con una tesi sul cinema, tra l'altro sull'estetica del cinema, e come studente non amavo Totò, anzi mi era antipatico, devo dire la verità, lo consideravo un buffone, un personaggio che poteva piacere soltanto a persone di poca cultura, di scarsa sensibilità.
E quindi diciamo, per mesi e mesi sono andato avanti rifiutando Totò, non interessandomi minimamente. Poi improvvisamente andai a vedere, all'epoca ovviamente non c'erano né DVD né cassette, andai a vedere Guardie e Ladri e mi colpì profondamente. E ho detto, questo non è un buffone, non è un clown, è un attore straordinario, strepitoso. E non a caso oggi Guardie e Ladri è il mio film preferito di Totò, e credo che fosse anche per Totò stesso, per lui stesso, il suo film preferito. In sostanza, da questo momento ho cominciato a nutrire grande interesse per Totò. Dico, no, è una cosa che va approfondita, devo capire chi è veramente questo personaggio. E ho cominciato, nei limiti, ripeto, senza gli strumenti che abbiamo oggi, a studiarlo, a inseguirlo nei cineforum, nei cineclub, e a capire meglio, sempre più in profondità, quale fosse la statura di questo enorme personaggio. Quindi questo è stato, diciamo, un incontro che era partito con un'antipatia, con un'avversione quasi nei confronti di Totò. E alla fine di questa vicenda, io, dopo anni e anni di ricerca, ho scritto 5 libri su Totò, e ancora lo studio, ancora lo valuto, ancora mi emoziona, ancora lo ritengo grande e cerco di capire perché è grande. Questo è quindi questa è la morale che va tratta da questa mia piccola storia, cioè che anche un grande amore, come poi è stato, può nascere da una incomprensione, da una insufficienza osservativa, da una presunzione. Tutto questo va evitato come metodo e anche come approccio allo studio vero. Questo è stato il mio episodio. Allora, ciao a tutti, sono Antonello Costa, da qualche anno faccio il comico, da qualche anno, e come non dire due parole sul principe di noi comici, Totò. Totò, dovete sapere, c'è in ogni spettacolo, c'è sempre, c'è l'idea, c'è sempre qualcosa che io ho rubato a Totò, dalla risata a un tempo comico, a un tic, un modo di muovere il collo, la testa, a parte il fatto che in un numero faccio proprio Totò, in due numeri faccio un omaggio a Totò e Charlie Chaplin, e poi faccio Totò che da burattino diventa break dance, ballando la break dance sulla musica di Prince. Quindi in quel numero ho messo insieme due principi, uno della risata e uno della musica. E dicevo, Totò c'è sempre, è unico, inimitabile, straordinario. Gli aggettivi non sono io che dovrei fare questa cosa, ma per farvi capire l'importanza che ha per me, io riguardo dei film di Totò per la 15ª, 20ª volta, ed è incredibile come trovi sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di che non avevo notato prima. Talmente tanto il repertorio, il talento di Totò. Per farvi capire, ora vado sul tecnico, per farvi capire bene l'importanza che ha per me il principe. Tu non ti ricordi delle battute che faccio Totò, cioè di un comico ti ricordi, ma chi, quello che diceva quello, quello che faceva quello. Totò aveva un tempo comico forgiato dalla povertà, forgiato dalla gavetta lunghissima, dalle divise da teatri impolverati, nel parlare, come sto facendo adesso io, e nel dire 15 parole che componevano un pensiero, riusciva a trovare il modo di farti ridere con una semplice pausa, una semplice smorfia del viso. Era straordinario. Quindi viva Totò,
viva chi ama Totò, e devo ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto crescere. A 6, 7, 8 anni noi guardavamo le comiche di Stanlio e Olio e i film di Totò, e ascoltavo la musica anni 60, che mia mamma, negli anni 60 era piccola, ballava con Rita Pavone, Pianello, e quindi Totò, anni 60 e Stanlio e Olio, è stata un'infanzia meravigliosa, viva Totò! Allora, parlare di Totò e del rapporto che c'era con Nino è particolare, perché il rapporto fra due amici che però si davano il voi. Nino lo chiamava principe e Totò lo chiamava commendatore, ma addirittura pare che Totò gli avesse chiesto espressamente di dargli il tu, e mio zio pare che gli rispose non ci riesco. E allora lui disse, vabbè, allora mi costringerai a chiamarti commendatore e darti il voi pure io. E infatti così andò avanti questo rapporto. Rapporto di grande amicizia, cementato proprio dall'inizio, perché basta pensare che Totò conobbe Taranto, che si esibiva in un teatro napoletano in una parodia di una canzone celebre che era Vipera. A Totò questa parodia piacque molto, andò nei camerini e gli disse, dice, a me piacerebbe cantarla, e Nino gliela cedette, come si faceva, diciamo, anticamente. E Totò la cantava, parlava di un incauto passante che era andato con una prostituta e l'aveva beccato una malattia venerea. Totò la cantava con la bombetta, col suo frac e con un vissoso catenaccio alla patta dei pantaloni. Il rapporto poi è andato avanti e la cosa più eclatante è stata quella che Taranto ebbe un disastro economico causa un incendio di un teatro che lui aveva preso in gestione, sul quale non aveva fatto nessun tipo di assicurazione, e Totò invece di chiamarlo per chiedergli di cosa avesse bisogno. Riprendendo quanto dicevo prima, Taranto aveva preso in gestione il teatro Politeama. Purtroppo il teatro andò a fuoco, il teatro non era assicurato, per cui lui finì letteralmente sul lastrico. Totò a quel punto pensò di aiutare l'amico e collega, non facendo la banalissima telefonata con la richiesta di quanto avesse bisogno per andare avanti, ma semplicemente chiamando la sua produzione cinematografica e facendolo scritturare per 5 film. Tra questi 5 ricordiamo il famosissimo Totò Truffa 62. L'ultima, al funerale di Totò, Taranto recitò l'omelia funebre, ma accadde una cosa particolare. Prima di entrare in chiesa, Taranto seguiva il feretro commosso, piangendo l'amico scomparso. Una donna del popolo napoletano, rompendo il cordone di polizia, si avvicinò a Taranto, venendo di piangere, e gli disse: «Commendatore, non c'è niente a così. Quando morite voi vi facciamo più belle». E questo è quanto. Caro principe, si sono riuniti i seguaci del principe di lei per stare tutti insieme. C'è Gianfranco Ponte che organizza queste bellissime cose. Io purtroppo non posso andare perché credo sia a Palermo. Mi pare Gianfranco a Palermo, sì. Io allora ne approfitto per salutare. Salutiamo a tutti i seguaci di Totò. Che Totò è Totò. Che vuoi dire? Totò è un aggettivo, Totò. Un saluto caro. Principe Andorre Curtis in arte Totò. È una trasmissione televisiva, principe, web e televisiva, che si chiama La vita è uno spettacolo. Principe, insomma, più spettacolo, Buonasera, io voglio salutare i web spettatori di Gianfranco Ponte, che è un amico e poi è un fan di Totò. Allora, io mi trovo oggi a Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli, dove c'è questa statua bellissima dedicata al principe Antonio De Curtis. Poi qui c'è una poesia, a consegna, che recita: Asino,
Quando solo sono raso e da consegna a loro panottate, la ricerindare ti paga a casa. La raccomando tutto innamorato, che è una poesia del principe Antonio De Curtis in arte Totò. E pensate che qui poi questa statua fu spostata, perché prima stava un po' più avanti, poi qualche anno fa l'abbiamo spostata qui e c'erano Liliana De Curtis, figlia di Totò, ed Elena, nipote di Totò, figlia di Liliana. Dunque io sono contentissimo che ogni volta che c'è qualche trasmissione su Totò o questo bellissimo programma vengo sempre insomma chiamato, queste cose dopo sono grandissimo poi boh. E niente, voglio mandare un saluto e spero veramente si possa fare sempre tanto per il nostro principe come queste bellissime trasmissioni. Ciao, un abbraccio da Ottavio Buonomo. Ciao, ciao principe. Ciao, sono Claudio Giglio, ho 26 anni e appartengo alla generazione dei millennials. Ecco, mi è stato chiesto qual è il mio rapporto con il principe Totò De Curtis. Che dire, non mi è mai piaciuto. Non sto qui a giustificare, sono motivi miei personali e basta, direi di... No, sto scherzando. Come potete capire dallo sfondo, io sono un grande fan del principe Totò. Ma sono veramente un grande fan e questa passione diciamo che è nata per il principe quando ero piccolo, quando sentivo echeggiare per tutta la casa a Palermo i suoi film, le sue battute, perché mio nonno Totò era un suo grande fan e lo ascoltava di continuo, ma talmente di continuo che fino al punto di morte lui citava le sue battute a memoria perché ci voleva fare ridere. Ecco, questo è un ricordo un po' nostalgico, ma che mi riscalda il cuore. Per me Totò non è stato solo questo, però è stato anche un insegnante. Io per anni ho sognato di fare il comico e mi sono sempre basato quindi sugli insegnamenti di Totò, sia come comico che come persona. Che dire, il mio primo monologo teatrale, tant'è vero, si basa su un dialogo tra me e il principe, dove si parla di sogni, di finzione, di realtà e quant'altro. Forse sto cominciando a parlare difficile e il mio cervello si sta affaticando. Io sono arrivato alla terza elementare, non ho mai studiato e parlare per me davanti alla telecamera non è semplice come alcuni pensano. Quindi io vi mando un grande bacio e vorrei citare una battuta di Totò, così per fare il quello che ne sa tante. Ma onestamente non vedo perché io lo debba fare, cioè, quindi ciao. Ciao a tutti, sono Fabio. Gianfranco, un amico di Gianfranco, che gentilmente mi ha chiesto di parlare della mia del mio amore per Totò. Dunque, il mio amore nasce lontanamente quando avevo sui 13 anni, anche se prima questa passione mi è nata perché mio papà registrava dalla televisione con i vecchi registratori della VHS i film che davano di Totò in TV. Quindi da là, diciamo, mi sono appassionato rivedendo quando ero piccolo i vari film che registrava, quelli che davano in televisione. Mi ricordo un ciclo che dava la Mediaset, Totò si nasce, e mi sono innamorato con Totò a colori. Infatti, diciamo, ancora oggi è il mio film preferito, il mio film di Totò che amo di più, anche se li amo tutti, però diciamo questo è un piccolo, diciamo, il mio cuore ha un piccolo è da parte di questo film. E poi ho cominciato a collezionare i DVD quando avevo sui 13 anni, così, e cominciai a comprare i vari DVD, tra cui il primo fu Totò Sceicco, che non avevo mai visto, e lo vedevo sempre su Totò Storia, dicevo ma questo film prima o poi lo voglio vedere, quindi ho preso la palla al balzo, come si dice, ho acquistato il DVD e poi da lì è nata la mia passione, che come potete vedere, ora vi faccio vedere la mia con i DVD. Ecco, questo è l'ultimo che ho comprato, Totò 3D sarebbe più comico spettacolo del mondo, tutti i DVD di Totò presi in videoteca, là dietro ce n'è altri, sono esattamente 95 perché me ne mancano 3.
E poi come potete vedere le VHS in edicola. Poi i vari libri, ho cominciato con i vari libri, con gadget, cose, fino ad arrivare alla più grande passione che ho, che è quella del collezionare le locandine originali dell'epoca, come vedete, di Totò, proprio quelli che uscirono al cinema. Diciamo che questa è una mia, un mio grande amore, collezionismo, come vedete. Questa è una piccola parte, attenzione, ne ho altre ovviamente conservate, considerate che ne ho 56 con 97, comunque, come si può vedere. Una mia piccola passione, per quando posso portarla. Altra cosa importante, 3 anni fa mi sono laureato in scienze motorie e ho portato come tesi un argomento su Totò riguardante il suo cinema e quindi il movimento dal punto di vista motorio, cosa vuole dire in alcuni film, sia dal punto di vista motorio che dal punto di vista dello sguardo, della mimica, dal punto di vista psicologico, cosa voleva far trasmettere, cosa voleva significare quel suo particolare movimento. Tant'è che ho preso 7 su 7 la valutazione, in quanto la commissione è stata molto contenta perché l'ha definita una tesi sperimentale, ho ricevuto i complimenti e diciamo che gli è garbata anche al mio caro amico Gianfranco. Che dire, l'unico ricordo che ho di Totò quando ero piccolo e che mi ha fatto innamorare era quello che dico sempre, la scritta. Quando iniziano i film c'è scritto Totò, questo piccolo nome ma nello stesso tempo grande, mi faceva sempre innamorare questa scritta, questa visione di questo piccolo nome ma nello stesso tempo grande, immenso. E questo è un piccolo particolare che mi porto da quando ero bimbo, il nome Totò scritto nei film, nei titoli di testa. Questa è la mia presentazione, la mia passione, e spero di dare questo mio piccolo contributo all'amico Gianfranco. E niente, sempre viva Totò e forza Totò. Ciao ciao. Ciao Gianfranco, ciao Alessandra e un saluto a tutti i totoisti. Sono Alessandro Contedini ed è per me una grande gioia parlare di Totò, in particolare tirare fuori un ricordo legato alla mia famiglia. A mio nonno Alfredo, il papà di mia madre Dora. Mio nonno lavorava nei vagon lì come conduttore di vettura. Si occupava di far star bene i passeggeri e durante uno dei suoi viaggi conobbe il grande, immenso Totò. Parlarono durante il viaggio. Nonno gli raccontò che aveva 3 figlie, com'era difficile la vita gestire 3 figlie piccole e una moglie. E Totò al termine del viaggio gli diede 10 miglia di mancia, che era circa un terzo dello stipendio di un impiegato. Pensate che mio nonno Alfredo, con quella mancia generosissima di Totò, poté comprare il cappottino a quella che sarebbe diventata mia madre, alle mie zie e a mia nonna Isabella. E io sono cresciuto con l'amore per Totò. Io stesso ai miei nipoti ho trasmesso questa passione, ho visto e rivisto i film di Totò, per me sono tutti belli. Anche se il mio preferito è Totò Fabrizi e Giovani d'Oggi. Totò con Aldo Fabrizi, trovo essere irresistibili. E un altro film che non mi stanco mai di rivedere è Totò Peppino e i Fuorilegge, con Totò Peppino e Titina De Filippo. Però Totò è sempre grande. Grazie a tutti e viva Totò! Carissima Elena, per noi della Vita è uno Spettacolo è un immenso onore e piacere averti con noi. Io l'ultima puntata non potevo che dedicarla al più grande dello spettacolo italiano e del mondo, perché del mondo, Antonio De Curtis in arte Totò, i fuochi d'artificio. Te sento i fuochi d'artificio. Grazie Elena per essere con noi. E grazie a voi, grazie a tutte le persone che seguono questa, diciamo, questa trasmissione web. È una trasmissione web, giusto? Trasmissione web. Allora, cara Elena, cosa ti ha colpito la prima volta che ti hanno fatto vedere il tuo grande nonno e come ti hanno detto che era un attore così importante? Come te l'hanno detto? Ecco, come ti hanno preparato? Se c'è stata una preparazione? No, veramente, allora, devo dire che preparazione no, perché per me era del tutto, cioè nel senso, non è che mi hanno parlato, mamma mi ha detto, sai tu, dice, c'hai la fortuna di essere la nipote di Totò. Bene o male è tutto nato con una certa naturalezza. Di fondo, diciamo che forse all'inizio non gli ho neanche dato il peso giusto, perché insomma è come se fosse una persona
cioè ero abituata a vedere film, foto, sono sempre vissuta con foto, oggetti, insomma, tante cose che lo ricordavano, cioè in più, voglio dire, la presenza di mia madre, di nonna e di mia nonna, indubbiamente sono state due figure che comunque me ne hanno sempre parlato, però insomma, che debba dire che inizialmente dici, sai, sono la nipote di Totò, anche perché io sono nata anche in Sudafrica, per cui insomma, voglio dire, fuori da quello che potevano essere, diciamo, i riflettori italiani, per cui insomma, sì, mamma c'aveva un ristorante giustamente italiano in Sudafrica, per cui si sapeva chi era, però insomma, per me era del tutto di fondo, cioè era una cosa normale, insomma, un nonno che faceva l'attore. Poi dopo, quando sono arrivata in Italia, ho cominciato a captare qualcosa, però sai, quando sei giovane, cioè 20, 18, 20, 25, non dai sinceramente tanto peso a tante cose. Poi col tempo, naturalmente, un po' andando appresso a mamma, anche se io avevo la mia vita, però insomma, bene o male, ho seguito, le seguivo le cose, sapevo cosa succedeva. Poi, obiettivamente, il tutto è successo forse qualche anno addietro, insomma, dove insieme, ecco, è stato Enzo De Caro che mi ha portato su questa strada, anche che mi ha incalzato, per cui diciamo io sto lavorando sul solco principalmente di mia madre, perché poi la persona che diciamo ha mantenuto vivo, che ha riportato forse in auge Totò, diciamo, dove se ne parla, insomma, dove sono stati dati i giusti tributi, perché insomma fino al 71 gli hanno sempre dato addosso. Dal 71 poi, con Goffredo Fofi, insomma, la cosa è cominciata a cambiare, c'è stato un revival e tutta una serie di cose, per cui diciamo oggi gli apprezzamenti su nonno sono notevoli da tutti gli ambiti, insomma, ecco. Quindi allora si può dire che come vivevi prima e come vivi ora l'essere la nipote di Totò? Ma essere la nipote di Totò, cioè, innanzitutto bisogna avere un grande rispetto, perché è una persona che merita un enorme rispetto, non solo per, cioè, sia perché, voglio dire, è stato un artista che ha dato tutto se stesso, però voglio dire, c'era, cioè, una passione dietro a quello che lui faceva, per cui insomma era una cosa innata dentro di sé, non è che insomma... L'altra, sicuramente per il personaggio che lui era, per me è un senso proprio di grande di riverenza, ecco, nei suoi confronti, ma come uomo, perché siccome aveva una mentalità da una parte rigida, però voglio dire una mentalità molto, cioè lui la vita la conosceva in tutti i sensi, per cui il suo modo di vivere, il suo modo il suo modo di vivere con questa grande rettitudine, enorme rispetto nei confronti del prossimo, e poi se era sempre disponibile, naturalmente nei momenti in cui decideva lui, sicuramente, perché c'erano anche i momenti dove voleva essere lasciato in pace, però se no di base, voglio dire, cercava di ascoltare e di accogliere tutti, di tendere una mano a tutti, insomma. Io di recente ho rivisto alcune interviste che hanno fatto al principe Antonio De Curtis e mi sono soffermato sulla particolarità degli occhi. Aveva degli occhi buoni, proprio buoni, cioè si vedeva, cioè, tu dici, allora, una persona te ne accorgi principalmente dallo sguardo, cioè, attenzione, sono delle cose che in un primo momento ti colpiscono, cioè vabbè, ti fermi agli occhi, la devi conoscere una persona, ma già gli occhi di una persona secondo me dicono molto, e Antonio De Curtis aveva degli occhi buoni. No, hai detto una cosa vera, comunque voglio dire, penso che lo sguardo sia una cosa importante, gli occhi sono una cosa, gli occhi non... Se uno guarda bene le persone attraverso gli occhi si rende conto di tante cose. Gli occhi non mentono, insomma. Per cui sì, lui aveva poi, ecco, a parte che era molto espressivo, come certe, voglio dire,
la cartina, no, è un po' come, ecco, questo perché mia madre pure ugualmente, cioè ha una forma, questo parlare con la faccia, nel senso che se c'è qualsiasi cosa, anche se non ti dice, sta zitta, non ti dice niente perché non è, però gli dice in faccia, se una cosa non va bene o ci sono proprio delle... Si capisce, insomma, ecco. Allora, di Totò dicono essere stato il più grande attore del secolo scorso. Sei d'accordo o pensi che Antonio De Curtis sia il più grande attore che abbiamo? Perché parlano del secolo scorso. Vabbè, perché naturalmente dividono le cose in cioè nell'ambito del Novecento in assoluto. Anche del 1100. No, perché lui è del Novecento, perché lui cresce, cioè voglio dire, la sua formazione è del Novecento, e poi ce lo portiamo, fortunatamente ce lo portiamo appresso, anche se lo vogliono, ecco, ti dicevo, voglio dire, è stato rivalutato nel 71, adesso stiamo attraversando un'era di questo, quello che chiamano questo politically correct, come direbbero gli inglesi. Esatto. E per cui stanno andando a cercare il pelo nell'uovo su delle cose che mi domando, ma adesso, a parte oltre mio nonno, perché ci stanno andando addosso al nonno, ma non perché è lui, ma sono il modo, cioè certe frasi, certe cose, è che secondo me oggi stiamo andando sotto una forma di esasperazione, perché hanno, voglio dire, hanno avuto a che ridire su il film di Via col Vento, che è stato uno dei film più in assoluto, penso, che hanno fatto di Rossello Ara e di tutto, cioè adesso non va bene, non va bene Via col Vento, il bacio della fiaba, della bella fidanzata, non si sa se lei non era consenziente, per cui cioè ma ci vuole fare il piacere, esatto, stiamo andando oltre certe situazioni, oltretutto bisogna anche, il problema che non fanno è che bisogna contestualizzare i periodi, non un uomo che ha vissuto dal 1930, voglio dire, fino al 1960, per cui voglio dire è un periodo, è un'epoca completamente diversa da quella che stiamo vivendo oggi. Cioè, forse di là c'era un irrigidimento sotto certi aspetti, oggi qui abbiamo un lassismo completo sotto altri. Se tu prendi le battute dei film di Totò, di quel periodo, e le ricapovolgi al periodo dei giorni nostri, ti accorgi che tuo nonno è stato avanti anche nel portarle in scena, perché comunque, volendo un po' andare a rivedere anche grandissimi artisti di quel periodo, Antonio De Curtis aveva il coraggio di far parlare Totò, sì, e dire quelle cose che ad alcuni non riuscivano di dire come le diceva lui, ecco. Beh, perché sai, attraverso una risata, voglio dire, con la risata uno riesce a dire tante cose. Un conto che se tu le dici seriamente. Comunque le sue sono del, voglio dire, chiamiamolo un umorismo o un'ironia intelligente, nel senso che non era buttata a caso lì, voglio dire, era una forma per far riflettere le persone di fondo. Oppure far sentire, diciamo, a proprio agio le persone, ecco, quella parte di persone che forse in quel momento a volte non avrebbero avuto nessun tipo di considerazione, no? Nel senso che stiamo parlando della piccola borghesia da una parte, e poi c'era comunque tutta la parte del popolo. Esatto, ma lui aveva anche la cosa bella di sapersi avuto prendere in giro. Quante volte ha portato i nobili in scena e questi nobili li autoprendeva in giro. Cioè, lui ha comunque saputo toccare tanti, ma tante di quelle corde che nessuno, secondo me, a mio avviso, è riuscito a toccare mai. Cioè, sono sincero. Quando lo vedi in un film, quali emozioni ti suscita? Della serie?
Ce l'hai vissuto, mi dicevi prima, l'hai vissuto normalmente, ma quando lo vedi in un film, oggi, Elena De Curtis? Beh, voglio dire, una certa forma di orgoglio c'è, perché voglio dire, quello è mio nonno, cioè, insomma, voglio dire, è mio nonno, insomma, essere, ripeto, è un punto di orgoglio. Quale lato artistico ti piace di più e perché? Ma il lato artistico, cioè, c'è sempre una profonda umanità in tutte le sue... Diciamo, lui ha una grande umanità che traspare comunque e a prescindere, anche nelle scene più divertenti, comunque c'è questa forma di grande umanità. E poi di fondo mi piace anche questo lato un po' dispettoso che ha, perché lui di fondo è dispettoso, perché è dispettoso con Peppino, cioè con le sue grandi spalle, cioè spalle, poi che non posso dire, non le chiamerei spalle perché sono dei comprimari come nonno, sono dei grandi attori, anche lui ha avuto anche la fortuna di essere accompagnato e affiancato da grandi attori, per cui era, però lui era, si divertiva con Peppino, si divertiva a fargli le peggio cose, e poi in scena gliela ha fatte veramente, perché insomma voglio dire, le dita gliela schiacciate veramente. Idem ugualmente con Fabrizi, insomma, voglio dire, si sono divertiti. Ecco. Nonno comunque era uno che faceva gli scherzi, amava fare gli scherzi, amava fare il dispettoso, ecco. Siccome di fondo siamo tutti un po' dispettosi, no? Esatto. Cioè, se uno è una persona un po' viva, bene o male, c'hai questa forma di, insomma, dello scherzo dispettoso, no? Ce l'hai questa, ma poi comunque lui stesso anche diceva che la comicità volendo è cattiveria, da un lato, perché dice, poi c'è, hai mai visto qualcuno che quando cade a terra non si mette a ridere? E invece, in realtà, cosa è il vino di Totò questo? È buono, spettacolare. E invece dal lato umano, cosa ti piace? Dal lato umano mi piace, uno, questo ripeto, questa forma di condivisione che lui ha avuto, nel senso che, allora, molte persone quando raggiungono, diciamo, un apice della loro vita, che possa essere di raggiungimento personale, diciamo, a livello di carriera, oppure a livello anche economico, perché nella carriera, molti... voglio dire, è come se si scordassero, diciamo, forse le origini, diventano spocchiosi cioè spocchiosi, perché no, con questo io mi posso permettere la qualsiasi, allora, cioè, ho questo senso. No, ha sempre mantenuto un profilo basso, molto basso, nel senso che lui innanzitutto non ha mai ostentato nulla, prima di tutto. Dopodiché l'altra cosa è che comunque lui ha condiviso la sua ricchezza con le persone che avevano bisogno, e ha sempre cercato di andare incontro, sicuramente, cioè, chi se n'è anche approfittato indubbiamente, però la cosa simpatica è che lui, quando anche comunque qualcuno se ne approfittava, lo sapeva benissimo. Però rimaneva, cioè, non è che gli diceva tu te ne stai approfittando, faceva il finto tonto, nel senso buono della parola, ecco, hai avuto il mio aiuto, dice, oggi, domani non ce l'hai, non l'avrai, perché mo t'ho inquadrato. Però su questo non era una persona che portava, cioè, ecco, non aveva mai rancore, non è stato mai una persona di rancore, il rancore, la gelosia nei confronti, parlo degli altri attori, o un senso di invidia, una voglia di prevaricare sotto altri, no, voglio dire, anche perché secondo me lui di se stesso era molto sicuro della sua valenza, Poi che lui si sia rammaricato in vita per come l'hanno trattato, sempre con questo, a volte molto questo discorso di secondo piano, però lui comunque in cuor suo del suo valore lo sapeva, qual era il suo valore, Secondo me pure. Tornando, riallacciandomi al discorso che dicevi tu sul fattore che molte persone se ne sono approfittate, però lui comunque continuava a non essere
indifferente a fare del bene, perché diceva lui stesso che la diffidenza rende tristi. Lui diceva, ricordo aver letto, dice: io credono di farmi fesso, senza sapere che io faccio fesso chi vuole farmi fesso. Cioè, diceva questo, poi non vuoi, riusciva comunque a scovarli. Il principe Antonio de Curtis era amante della poesia e, come diceva lui, è della musica. Ce ne parli? Allora, secondo me, nonno, i suoi momenti, diciamo, uscendo fuori da quello che riguarda le scene, lui dedicava tutto il suo tempo libero di fondo era un pensatore, per cui era un uomo che pensava o che meditava, chiamiamola meditazione, è una forma di meditazione, diciamo, per cui soprattutto nei momenti della sera, perché lui, tutto questo succedeva di sera, quando c'era il silenzio dappertutto. Questo fermarsi e pensare, nel pensare o in queste forme di meditazione che gli venivano di buttare giù dei versi sempre per diciamo, omaggiare anche tutte le cose che c'è, la vita in parte. Ci sono una parte di poesie che sono malinconiche, perché indubbiamente, cioè, quello che caratterizza mio nonno è la malinconia. Ora, la malinconia è diversa dalla tristezza, perché la malinconia comunque è una forma più positiva della tristezza, perché non è una forma di depressione. O la malinconia è è un essere cosciente di quello che c'è intorno e lo guardi con un occhio, diciamo, con un fondo di delusione di fondo, però vai avanti, lo accetti e continui a dire. Poi ci sono tutta una serie anche di poesie dedicate a luoghi che dove lui è stato bene, per cui questo fatto di regalare dei versi anche a un luogo dove lui si è trovato bene, cioè è una cosa anche diversa da oggi. Chi è che gli verrebbe in mente? Insomma, oggi forse ci sarebbe, ecco, una recensione positiva su TripAdvisor, ecco. Invece di una recensione trionfativa, lui gli dedicava una poesia, voglio dire, Rapallo, che non è adesso, cioè, non credo che Rapallo sia questo luogo, però lui andava spesso a Rapallo, tra Rapallo ci stava bene e a Rapallo ha dedicato una canzone, esatto. Come Levandù. Le Levandù, questo luogo della Costa Azzurra dove lui andava, spesso, perché era un luogo incontaminato in un certo senso, per cui non, nessuno gli rompeva le scatole, stava libero, perché poi c'era anche un luogo di non, sì, ci dovrebbe, era un luogo di nudisti, la spiaggia dove andavano, ma io sì, questo l'ho letto, infatti lui diceva diceva Franca Faldini, ti immagini, dice, i paparazzi italiani mi beccassero qua, cioè, sai che cosa succede? Oh, l'ha scritto Franca Faldini, no, lo so, dice, diceva, camminava per le nessuno rompeva le scatole agli altri, ognuno tranquillamente. Esatto. A quali fra le sue opere, tra canzoni, poesie, sei più legata? E perché? Allora, senti, guarda, c'è una poesia che si chiama Schiatta Morte. Allora, è una poesia è particolare, perché di fondo, adesso obiettivamente, no? Quando tu vedi, cioè, a Roma si chiamano Becchini, quando purtroppo muore una persona, le persone che vengono a vestire i morti, a occuparsi del morto, tutti noi abbiamo un atteggiamento negativo nei confronti di queste persone, no? Perché comunque sono vestiti di nero, sono personaggi, cioè, per fare lo schiattamorto non è che cioè devi essere un personaggio particolare, comunque, di fondo, no? Però invece, secondo me, questi no, poveri, perché chi lo fa, a volte c'è chi lo fa per scelta, oppure c'è chi si è trovato, però ci sono molti che hanno una delicatezza e un modo di fare
e secondo me vanno rispettati per il tipo di lavoro che fanno, in tutti i sensi. Adesso ho tratto un argomento che può sembrare macabro, no? Anzi, siamo sotto... Prendone la comicità di Totò, c'era il macabro comunque, un po' di macabro nella comicità di Totò. Dice anni da morte, oggi siamo, ecco, tra un po' il 31 è Halloween. Della vita. Vabbè, fa parte della vita, dai. Fa parte della vita, va però bene, insomma, queste persone, per cui invece quella poesia è una poesia perché da un lato c'ha qualcosa, c'ha un che di comico da una parte, ma però è molto seria, cioè nel senso che quello è un mestiere che va rispettato, cioè invece siamo con, facciamo le corna, cioè deridiamo questo personaggio di fondo. Invece questo fa un gran lavoro, cioè non è nessuno, non tutti, non è da tutti fare, insomma. Per cui ci vuole fegato. Esatto, allora. Questo esatto. È una delle, voglio dire, questo. No, dicevi? No, dico te, mi stavi incalzando su qualcosa. No, tu mi stavi completando il discorso, ci vuole fegato, e tu mi stavi dicendo? No, dico sì, assolutamente, ci vuole fegato, ci vuole anche affetto nel quello che fai. Ok. Che differenza c'è tra Antonio De Curtis e Totò? Sono due esseri distinti, ma sono anche uno, sono un essere insieme. È come se ci avessi un melone che ha due metà, però non sarebbe un melone se non avesse tutte e due le metà. Per cui, secondo me, Totò, cioè, sono complementari entrambi. Non posso, nessuno, uno non può fare a meno dell'altro e l'altro non può far male, cioè, a meno dell'altro, esatto. Per cui sono. Cosa pensi? Come un po' più il Pirandello, uno nessuno e 100.000. Uno nessuno e 100.000, esatto. Un po' come era Totò, uno nessuno, è riuscito a essere uno nessuno e 100.000. Volendo, e hai impersonati tutti, se può dire di noi. Cosa pensi di avere ereditato da lui? Senti, io sono una grandissima, cioè, sono una persona che è nata con un fondo di rigore, sono una rompiscatole di fondo, rompiscatole nel senso buono. Ho ereditato questo senso del fidarmi sempre nei confronti, sono una che si fida del prossimo molto. Forse a volte ecco, passo per fessa più che per buono, cioè. No. Sì, no, passo per fessa. Oggi non, io ho anche una storia un po' più, cioè una storia particolare, perché ha preso piede questa situazione. Oltre, diciamo, ad avere un retaggio da mia madre, insomma, tutte le persone comunque che mi hanno cresciuto. Voglio dire, io cresco in un paese dal Sudafrica dove c'era l'apartheid, per cui io ho vissuto il pieno dell'apartheid, ho vissuto con i neri. E ho vissuto questa differenza di quello che può essere salire su un autobus, io che sono bianca, no? E il nero che non c'aveva gli autobus per conto suo. Per cui questa separazione tra bianchi e neri, cosa che, ripeto, a casa mia questa cosa non c'era, perché mia madre ha sempre trattato anche le persone di colore come persone di casa. Ma questo valeva non solo con le persone di colore, se uno aveva del personale di servizio non era mai trattato come personale di servizio, era trattato come una persona che collaborava in casa e mi dava una mano in casa. Per cui questo rapporto che mia madre aveva l'ha trasportato anche in Sudafrica, per cui i neri per lei erano come se fossero stati tutti dei figli, per cui... Allora, uno la chiamavano dentro, cioè al ristorante la chiamavano mamma. Quando ha iniziato il lavoro suo nel ristorante, mamma stava in cucina e aveva 15 neri sotto di sé, e questi 15 neri, voglio dire, non venivano trattati a padellate in testa, assolutamente no. Mamma gli ha insegnato tutto quello che era la cucina italiana, e gliel'ha insegnata senza mai arrabbiarsi quando succedevano. Adesso ti prendo un episodio divertente, perché
Il brodo, quello che noi facciamo il brodo di carne con le ossa e tutto quanto, ci mettiamo. Un giorno il ragazzo nero cosa ha fatto? Ha buttato il brodo e ha tenuto le ossa. Mia madre non è che sia incazzata, cioè un'altra persona, voglio dire, sarebbe incavolata, no? Perché no, mamma gli ha spiegato cos'era il brodo, cos'era, perché uno si faceva i tortellini in brodo e comunque poi il bollito, voglio dire, si serviva il bollito. Vabbè, ma qui parliamo, questo ti voglio dire, per cui insomma ha avuto un rapporto con, io ho avuto un rapporto con, cioè la signora che si occupava di me è un po' la signora di Via Colvento, era cicciottina e mi portava a me a cavalcioni con la coperta, cioè legata con la coperta, come si andava in giro più o meno in Via Colvento, esatto. Insomma, dentro, per cui la mia mami, questo voglio dire, mio padre è un ebreo e ha vissuto quello che sono state le persecuzioni razziali, per cui voglio dire, è stato a 12 anni chiamato a scuola, diciamo, hanno radunato tutti i bambini ebrei nell'atrio della scuola e gli hanno proprio il giorno dopo non sono potuti più andare a scuola. Per cui comunque cresco con un atteggiamento diverso, diciamo, forse da altre, cioè ho un vissuto diverso. Per cui sono una persona di fondo sensibile, a me certe cose, le ingiustizie mi danno noia. Infatti per certi versi ci sono delle situazioni su cui non mi ritrovo oggi, perché adesso è molto più divertente, perché di fronte a uno schermo, di fronte a una tastiera, è facile dire tutto quello che pensi, ma non ti esponi mai, per cui è una forma di vigliaccheria che c'è, però che questa forma di odio sta, cioè, imperversa in maniera esagerata, questo è quello che si sta vivendo, si sta portando la gente a diventare più odiosa invece di portarla verso il bene, no, si va verso il male. E tu poi li vedi, la gente è isterica, è nervosa, cioè qualsiasi cosa basta, poi dopo il Covid ancora di più, ma qualsiasi cosa basta per scattare... Dopo il Covid, va bene, per scattare su qualsiasi cosa. Per cui questo è quello, esatto, che ho ereditato, questo fatto di non giudicare, ecco, io non giudico le persone di primo acchito, cioè poi se do un giudizio lo do dopo, non di primo acchitto, quello perché l'apparenza, no, di fondo quando poi conosco la persona. Però sono una persona che dà fiducia, ma che dà forse troppa fiducia in un certo senso. Per quello che ti dico, che poi uno passa per fesso. Però alle volte, sai, alle volte dice, uno poi deve fare i conti con la propria coscienza. Dice, tu di tuo... No, ma io sto bene così. La coscienza ce l'hai. Esatto, quindi di conseguenza. Dico, alle volte io pure mi metto dalla parte dei fessi. Ogni tanto dico, io basta che dormo la notte, sto a posto. Io continuerei all'infinito. Però purtroppo siamo arrivati al momento finale e io vorrei che tu salutassi, insomma, che tu ci lasciamo con una poesia del tuo grande nonno. Va bene. Cosa ci canti? Allora, questa è una poesia molto piccola, è piccola e molto affettuosa. Allora, siccome di fondo io sono una persona che ama le coccole, e in questo caso, e soprattutto, sì, ammetto, essendo una donna, cioè oltre alle coccole in generale, però insomma le coccole maschili fanno piacere a tutti, insomma, o ecco, nei confronti di un uomo le coccole di una donna fanno piacere. E, insomma, per cui... Oppure le coccole in generale, perché se siamo su un clima di gender... Esatto.
Non ho problemi con questo aspetto. Per cui voglio dire, basta che non, come si dice, tutto deve essere fatto sempre con una forma di contegno. Questo vale pure si fosse in alcune. L'importante è che ci sia di base rispetto di quella. Ma infatti, no, perché... di fondo è quello, Si fosse Nauciello, ogni mattina vorrei cantare in coppa a finestra toia. Buongiorno, amore mio. Buongiorno, amore. E poi vorrei zumpare in coppa i capelli e chiano, come una carezza, questo beccuccio così piccerillo me te mangiasse vase e pizzichillo. Si fosse un canario o un cardillo. Fine. Quando si dice l'animo e la bontà, l'essere proprio nobile di cuore del tuo grande nonno, traspare proprio anche nelle poesie, in quello che ci ha lasciato. Grazie Elena, ti ringrazio veramente di cuore. Come? Saluto tutti, ringrazio tutti. Ma come state lì a Palermo dopo questi acquazzoni? Addio. Qua insomma diciamo che ancora acquazzona nel senso normale della parola, ma a Catania abbiamo assistito a dei veri e propri allagamenti, rifragi allucinanti. Vedi, questo mi dispiace. Vabbè, insomma, speriamo adesso, no, come si dice, il tragitto è lungo perché l'inverno è lungo, purtroppo forse è anche una forma di ci si dovrà abituare a questo clima così... particolare. Dico grazie per essere stata con noi, grazie, e ci becchiamo subito prossimamente. Grazie di cuore da parte mia, di cuore Elena, e da parte di tutti i nostri tele web spettatori. Un abbraccio Gianfranco. Grazie, viva Totò, viva Totò. Online cercando la piscina, preveniva da cani cattivi, mette il posto sulla vittorina, che partiva da vita per te. Al mio campo per terra e parenti, ma mi porta e non è qui. Allora io con mia moglie di prete, sotto voce mi dici così. Mia, mia cara vita, un po' per me, non ti prendo per te. Mia, mia dolce vita, chiama la voce, e io lavoro per te. Tanto che fai tu, il cantico dei cantici nel blu, divino di blu. Mia cara mia, guarda su me, che io canto da te. Mia dolce mia, io voglio vivere e tu dai già di te. La baciai, mi bacio, ci baciamo. Se si stretta facciamo così, è l'umore tra quattro di là, ha un caso solo per te. Oggi scrivo una lettera al mese e mi dice, mio caro amico, io rispondo a un modo in inglese, ma per non riesco a capire. Felice giornata da Carlo Guidotti, ringrazio gli organizzatori e Gianfranco Ponte per avermi concesso questo spazio da dedicare al grande Totò, un mito della mia infanzia, il grande Totò, il grande Antonio De Curtis, il principe Antonio De Curtis, Griffo, Focas, Comneno di Bisanzio e decine e decine di altri titoli nobiliari associati al suo nome.
un grande nobile, un grande scrittore, un grande attore, poeta, musicista, ma soprattutto un grande uomo. La mia passione per Totò è sterminata e affonda le radici tantissimi anni fa, al punto che mi dicono che già nel pancione di mia mamma io guardavo i film di Totò. La mia vita, la mia tre età della vita, l'infanzia, l'adolescenza e la maturità, appunto le ho distinte, le ho categorizzate in base alla funzione della mia passione per Totò. Quindi l'infanzia, l'adolescenza e la maturità le ho trasformate in totofilia, totomania e totologia. Perché? Perché durante l'infanzia il bambino guarda e si appassiona e si innamora delle immagini in movimento, colorate, comiche, buffe, che attirano l'attenzione. E così è stato per me con il Totò marionette, il Totò burattino, questo omino disarticolato, surreale, che muoveva il collo, gli occhi, le ginocchia, le braccia, che ti rimane impresso e ti fa ridere, ti fa sorridere, magari talvolta senza neanche capire il perché. Durante l'adolescenza ecco che cominci ad appassionarti a questo tesoro che hai fatto dentro. Ecco la totomania, quindi la sterminata voglia di collezionare, di scoprire tutto ciò che poi Totò ha prodotto. Scopri che di film ce ne sono tantissimi, sono quasi 100, i telefilm, i caroselli, le pubblicità, ma anche le poesie, le lettere, tanto tanto altro, e cominci a collezionare, a collezionare. Io ho collezionato di tutto, dai film in Super 8 da vedere con la pellicola cinematografica, i cofanetti in videocassetta, i dischi in vinile, le locandine, ma anche il profumo, l'acqua di colonia che utilizzava Totò, che è stata riprodotta da un'azienda, ma tanti tanti tantissimi libri. Ebbene, questa è la fase della totomania. Quando poi diventi un po' più adulto e fai tesoro di questa passione che hai collezionato, con la mente dell'uomo un po' più maturo cominci a studiare tutto ciò che hai collezionato e tutto ciò che hai visto, e cerchi di capire, con un po' di esperienza, un po' di cultura, perché Totò piace così tanto, perché ti piace così tanto e perché piace così tanto agli italiani e non solo agli italiani. Quest'uomo che ci ha regalato sorrisi praticamente per più di un secolo, ricordiamo che lui è nato nel 1898 a Napoli da mamma Anna Clemente, una donna palermitana. Allora lì cominci a studiare, a leggere saggi scientifici per capire un po' di più, anche dal punto di vista storico e psicologico, cosa ha di così tanto grande Totò che può trasmettere nella mente, nelle anime e nelle emozioni di tutti noi. E lì poi capisci che Totò in fondo ha un'anima ambivalente. Totò è genio e Totò è mito. È genio nel senso proprio ampio del termine, cioè è genitore, crea genealogia. Perché? Perché Totò ha ricostruito, rimodulato, rimodellato un po' tutta la sintassi, la semantica della comicità e della recitazione in genere. Prima di Totò tutto era diverso, dopo Totò tutto fu diverso, perché è cambiato proprio il linguaggio espressivo sulle tavole del palcoscenico e sul set cinematografico. E di contro Totò è anche mito. Sì, perché nel senso più alto del termine, perché in fondo cos'è il mito? Il mito è la personificazione di un'indole, di un'attitudine, di un'esperienza, di una volontà. E chi meglio di Totò non ha simboleggiato per quasi un secolo, forse per più di un secolo, perché è ancora straordinariamente attuale, l'arte di arrangiarsi, la voglia di sopravvivere, la capacità di essere straordinariamente uomo e di vincere come uomo in un mondo sempre più popolato di tanti, virgolettati, caporali. E quindi Totò uomo, Totò mito. Per cui per me parlare di Totò significa parlare di me stesso e della mia vita. Per cui grazie per questo spazio e grazie a Totò che ancora oggi ci regala tanti sorrisi e tante emozioni. Ed è compito nostro, è dovere nostro, trasmettere con la totofilia, la totomania, la totologia, trasmettere la voglia di conoscere, di apprendere, di apprezzare questo gigante patrimonio della nostra umanità, proprio per i posteri e i ragazzi che ancora magari lo conoscono poco. Per cui viva Totò, viva sempre Totò! Ciao carissimi, sono Gianluca Roncato, attore comico bolognese. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questo invito e poi volevo dirvi che Totò
ha ispirato la mia vita artistica. Fin da bambino sono stato innamorato di Totò, perché i miei genitori, quando si andava in vacanza in Riviera, in estate, mi portavano al cinema, nelle mitiche arene, cinema all'aperto, a bere l'aranciata, a mangiare i popcorn e a vedere i film di Totò. Totò era già morto da diversi anni, ma la comicità e i film erano attuali. Totò Peppino e la mala femmina, Totò Lascia a raddoppia, 47 morto che parla, tanti film. Ma un film specialmente mi è rimasto impresso, che credo che sia stato il primo film a colori del cinema italiano, Totò a colori, che si vedevano che i colori erano quasi come dipinti a mano, non reali. Totò ha lavorato anche con un carissimo attore bolognese, per me sublime, Gino Cervi, in Il Coraggio e anche negli episodi che fece la Rai Tutto Totò, credo che uscirono alla sua morte. E un altro comico a me molto caro, perché oltre che a Totò sono stato allevato ai confini di Don Camillo, La Legge Legge, col mitico Fernandel Fernà Contadì. Totò aveva questa comicità pulita che faceva ridere e che ti trascinava. Tu sapevi tutti i film a memoria di Totò, perché delle volte capitava che si andava al cinema e non si sapeva cosa fare e si stava a uno, due, tre spettacoli, questo in inverno. E quindi la mia vita artistica ha avuto come ispiratore Totò. Io poi di Totò voglio dire alcune cose. Dispiace, ma questo succede a tutti, che vengono riscoperti dopo morti. Prima sì, chiamavano, c'è Totò, un film da cassetta. Queste cose me le disse mio padre, perché Totò faceva in un anno addirittura 6-7 film. Una cosa che mi ha ammirato è che mi hanno detto che lui negli ultimi anni era praticamente cieco e ci vedeva solo ai lati, eppure lui quando era in scena si accendeva e faceva delle opere sublimi. Questo me lo tengo sempre in mente quando non sto bene, vado in scena io, e allora penso al grande Totò e dico: cosa mi devo lamentare? Lui addirittura recitava cieco. Non ho molto capito il Totò di Pasolini, devo dire che è un altro tipo di Totò. Uccellacci e Uccellini non è il mio genere, ma voglio ricordare che credo che sia l'ultimo film girato da Totò, nel Mostro della Domenica, che è in un film, credo che sia ultimo, lui secondo me dà un'opera magistrale della sua comicità. Totò è Totò. Totò ha ispirato noi comici, e ce ne fossero dei Totò adesso in tutto questo usa e getta. Vi chiederete, ma chi può dei comici di adesso ispirarsi a Totò? Secondo me ce n'è uno che io collaboro in radio e mi chiama in TV, mi ha chiamato anche in Don Matteo, non dico il successore, ma una persona che secondo me sta tirando fuori certe caratteristiche di Totò, di comicità pulita, è Nino Frassica, che io saluto. Vi ringrazio di avermi ospitato in questa rubrica. Sempre, sempre forza Totò. Totò è dentro di me e lo porterò in tutti i miei spettacoli. Grazie. Beh, prima di tutto un saluto ad Elena, che so che è in studio con te, ma un ricordo del grande
attore, il grande uomo di Totò. Ma la cosa meravigliosa è che Totò è come Maradona, cioè Maradona è come Totò. Cioè, come anche i non tifosi riuscirono a rimanere affascinati, incantati e divennero tifosi giusto il periodo di seguire le gesta di Maradona, così il principe attraversa generazioni. Io vedo con i miei figli, ancora si vanno a cercare i film, eccetera, perché anche chi non era appassionato di cinema, di teatro, in quell'epoca, ecco, persiste anche nella nostra epoca, il fascino di Totò, artista, poeta, uomo, controverso, rimane e durerà per sempre, stimatissimo in tutto il mondo, in America lo conoscono benissimo, è una maschera che pur non essendosi adattata ad altri linguaggi, non è mai stato forse doppiato, ma come si fa a doppiare Totò? Lui era un musicista, inventava linguaggi, musicalità, tormentoni meravigliosi, però è stato apprezzato da tutti e ha portato al cinema generazioni intere, intellettuali, il popolo, assolutamente trasversale. Era un dadaista, un inventore, una persona triste nella vita, pensierosa, un intellettuale, ma in scena era assolutamente un funambolo della parola, del gesto, del fisico. Un abbraccio a tutti, avete visto, ora vi mando una fotografia, ce l'ho alle mie spalle sulla libreria. Un abbraccio a tutti. Buongiorno a tutti gli amici del principe, Antonio De Curtis, detto Totò. E io sono l'avvocato di stima Manalì, ho il piacere di conoscere Gianfranco Monte per il suo aspetto artistico, apprezzo la sua riproposizione, insomma, nel ricordare Totò in ogni suo aspetto. Ricordo che anche Totò aveva un animo nobile, oltre che a essere nobile, aveva un animo nobile perché aiutava anche i più deboli, cercando anche per loro avvocati, pagando di tasca sua gli avvocati per poter aiutare quelle persone. Io oggi vi parlerò del risarcimento da malasanità e risarcimento per errore medico. Il risarcimento dei danni per malasanità riguarda un errore di gestione del paziente. Cosa vogliamo dire? Che vi sono dei vizi di informazione e di acquisizione del consenso, in particolare con riferimento agli approcci terapeutici che ci sono nei confronti del paziente. In più ci sono i casi specifici di danni biologici, ma anche morali. In molti casi questi danni da errore medico dipendono dalla violazione di obblighi di protezione che vanno oltre il percorso terapeutico vero e proprio. Infatti, uno dei casi tipici è quello del danno che il paziente subisce perché cade dal letto dell'ospedale. In altri casi ci sono i danni perché per giorni i pazienti sono lasciati sui lettini del pronto soccorso perché mancano i posti in ospedale. Invece siamo di fronte a un errore medico quando vi è negligenza, imperizia ed imprudenza nell'esecuzione degli obblighi del sanitario e del personale paramedico. Si pensi al farmaco che viene somministrato per errore, che magari può provocare nell'estrema delle condizioni la morte del paziente. In molti casi ci possono essere errori anche negli interventi chirurgici che hanno un esito infausto, magari un'infezione. In tutti questi casi, comunque, siamo di fronte alla cosiddetta colpa medica. Occorre specificare che il risarcimento da malasanità comprende tutte le richieste di responsabilità medica che riguardano errori di gestione commessi dal personale delle strutture ospedaliere. Quale può essere il termine per esercitare un diritto quando si subisce un danno da errore medico? Il termine per esercitare il diritto al risarcimento da errore medico è di 10 anni dalla scoperta del danno stesso. Questo lo troviamo indicato nell'articolo 2946 del Codice Civile. Mentre per i profili di responsabilità extracontrattuale, quindi altre tipologie di danni, che il termine di prescrizione risulta essere quinquennale. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dell'errore medico inizia dal momento in cui la vittima di malasanità era o poteva essere a conoscenza dell'evento
e del nesso causale, ovvero della reale portata giuridica del danno di natura. Il paziente che ritiene di essere vittima di errore medico, di mala sanità, proprio perché non ha la cognizione per poter provare la negligenza del sanitario, perché si deve invocare la responsabilità contrattuale del medico, deve dimostrare egli stesso il nesso causale e quindi sarà comunque opera della controparte dover dimostrare il danno subito. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e dico sempre: viva il principe, viva Totò! Salve a tutti, sono Salvatore Pasquale Depsa, autore musicale, televisivo, eccetera. Innanzitutto vi saluto tutti quelli che amano Totò come me, e come me comunque non è facile, cioè, va bene che Totò è amato da tanti. Io veramente lo adoro, e da quando sono nato, sono nato praticamente con Totò, perché con i film di Totò, che era vivo, poi ho continuato con i film di Totò dopo, e per me è veramente il numero uno probabilmente al mondo, solo che essendo italiano ha dei limiti legati alla sua lingua. Ma al di là di tutto, credo che di Totò ce n'è veramente al mondo, ce n'è uno solo, e dico c'è e non c'era, perché Totò è immortale come Caravaggio, come Leonardo da Vinci, come Guglielmo Marconi, cioè sono quelle persone che comunque hanno lasciato un segno indelebile. Io sono felicissimo, orgoglioso di aver conosciuto la figlia di Totò, Liliana De Curtis, la principessa Liliana, che saluto rispettosamente, e così come la nipote, alla quale mando un abbraccio fortissimo. E spero, sono sicuro, anzi, oltre più che sperare, che i miei figli e i miei nipoti, anche loro, seguiranno Totò, perché Totò ha una comicità, un'arte, indipendentemente dalla comicità, è un'arte, perché è un artista, un grande artista, un'arte che resterà veramente a lungo, a lungo, a lungo. Arrivederci a tutti. A tutti i seguaci del principe Totò, mi raccomando, continuate a festeggiare e a ricordare questo grandissimo personaggio, questo grandissimo uomo che è stato Totò. Buongiorno a tutti, io sono Giovanni Battista Riga, sono di Pizzo Calabro, paesino della provincia di Vibo Valentia. Io volevo raccontare la mia esperienza e la mia passione per Totò. La mia passione nasce ben 32 anni fa, all'età di 2 anni, quando una delle tante notti insonni fatta passare ai miei genitori, papà ormai sfinito, mi prese in braccio sul divano, accese la televisione con la speranza che io mi potessi addormentare, e su Rete 4 stavano facendo un film di Totò. Io urla, pianti, strilli, a un certo punto mi sono zittito. Ho iniziato con interesse a guardare quel film, che purtroppo non so che film era. Allora papà, vedendo questa mia reazione, prese subito una videocassetta e la mise nel videoregistratore e registrò il film. Da quel momento in poi, quel film diventò la mia ninna nanna. All'età di 5 anni, senza ancora saperne leggere né scrivere, riuscivo a identificare i titoli dei film, delle cassette che avevamo nella videoteca, da come erano posizionati. La cosa incuriosì mia madre e decise insieme a papà nel 94 a scrivere una lettera al programma, a quel famoso programma di Rai 1 che scommettiamo che, dove in pratica io la scommessa prevedeva che io dovevo indovinare in 3 secondi il titolo del film di Totò senza audio e il film era in movimento. Io quell'anno vinsi la puntata, l'edizione. E per me Totò è stata sempre una grande passione, è stata sempre un grande maestro di vita. Io tuttora, ancora oggi, dopo 27 anni da quella puntata, ancora oggi vedo i suoi film e ogni volta che vedo quei film scopro sempre qualcosa di nuovo. Per me è un punto di riferimento e io utilizzo, diciamo, Totò, le sue battute, le sue scene.
c'è nel quotidiano, nella mia vita. Ovviamente non vi nascondo che conosco a memoria quasi tutte le sue poesie. Per anni io poi, quando ero bambino, ho partecipato a tanti spettacoli in giro un po' per la Calabria e per la Sicilia, portando in giro le sue poesie. E ripeto, ancora oggi, dopo quasi 30 anni, per me è una valvola di sfogo, è un carissimo, ecco, amico che io ritrovo guardando un film, quindi guardando un film, ecco, tutti i pensieri, tutte le problematiche passano, perché guardando quel film, che è sempre un film nuovo, innovativo, ed è sempre qualcosa di bello. Carissimo Gianfranco, affettuosi saluti a te e a tutti gli amici totoisti. Allora, innanzitutto io ti ringrazio per aver pensato a me, per avermi coinvolto in questo meritevole progetto. Tu sai quanto io ami il nostro adorato principe, eccolo qua. Il principe per me, per te e per tanti di noi rappresenta, ormai è parte della nostra vita. È dentro il nostro cuore, dentro il nostro sangue, dentro la nostra mente. Non c'è giornata in cui almeno io non possa ripetere una battuta di Totò, il mio pensiero non possa andare a lui. Ormai Totò è parte della nostra vita quotidiana. Totò ci ha dato tanto, tanto, e continua ad allietare e a insegnarci tante cose. Quindi a questo punto spetta a noi quello di ricambiare il bello, tutto quello che lui ci ha dato. Io nel mio piccolo ho dato un piccolissimo contributo. Questo volume, dal titolo Totò di 4, scritto insieme a Domenico Di Vigni, in cui noi raccontiamo il rapporto amicale e professionale di quattro mostri sacri del cinema, come Peppino De Filippo, Aldo Fabrizi, Nino Taranto ed Erminio Macario, il rapporto che questi avevano con il principe Antonio De Curtis. Il mio primo ricordo di Totò è all'età di 4 anni, quando io avevo 4 anni, nel 1977, io ricordo esattamente una scena in cui, in bianco e nero, Totò è sopra un carro, o meglio guida un carro con un cavallo, a un certo punto ferma questo carro, passa una pietra a Peppino De Filippo prende questa pietra e la lancia verso una finestra, e subito dopo i due scappano via ad impazzare. Sicuramente tu e gli amici totoisti avranno capito che si tratta di Totò, Peppino e la mala femmina, un capolavoro del cinema italiano, anche se io personalmente preferisco La banda degli onesti, che a mio avviso è sicuramente il miglior film di Totò in coppia con Peppino e quello in coppia con Camillo Mastrocin. Detto questo, allora io ti saluto, ti ringrazio nuovamente e ti dico viva i totoisti, viva Totò e viva Napoli. Ciao. Gianfranco Ponte, buonasera. Eccomi con il grande, immenso principe Antonio De Curtis. E qui c'è un'immagine del film Miseria e nobiltà, uno dei film che io adoro. Cosa dirti nel giro di un minuto su questo immenso uomo? Lo sai quanto è grande la mia venerazione. Totò per me è santo subito, perché Totò ha scavato dentro l'animo umano, lo ha messo a nudo, l'ha tirato fuori in tutte le sue sfaccettature, e quindi Totò attraverso l'ironia riporta l'uomo nella sua dimensione reale, ciò che egli è, ecco, l'umanità in tutta la sua dimensione. Quindi per me, sai che amo e conduco questa associazione di pratiche filosofiche, per me Totò è un filosofo, è il filosofo della vita, pensa in modo particolare a Siamo Uomini o Caporali, e l'umanità di Totò che viene fuori dai suoi film, l'umanità di Totò poeta, scrittore, nei suoi commenti, nelle sue canzoni, ecco, Totò è colui che ci indica una dimensione, quella di recuperare l'umano, il profondamente umano, l'umanità. Perché se abbiamo l'umanità siamo uomini, altrimenti restiamo caporali nella nostra meschinità.
e quindi viva Totò sempre, a Cipicchia, Corbezzoli, Pinzellacchere, ecco, il resto è tutto Pinzellacchere, è tutto Corbezzoli, e invece noi dobbiamo riscoprire quella che è la grande profondità della umanità. Grazie Totò, j'adore, no? Un coup de foudre quello che ho avuto con Totò da quando ero bimba, e quindi continua e continuerà sempre. Viva Totò sempre, grazie Gianfranco per questa possibilità, e un bacio a tutti i fan di Totò. Ciao a tutti, sono Claudio Boldi, e niente, il mio amore per Totò è nato tantissimi anni fa, quando io sono fratello di Massimo, e niente, quando Massimo è stato il primo che ha amato Totò e ha tirato dentro tutta la famiglia. Massimo aveva una sotto casa, ha fatto una sala cinema. Allora c'erano dei momenti che si andava a guardare qualche film per stare insieme, e molti erano quelli di Totò, per cui noi avevamo una serie di Totò che ci guardavamo e ci riguardavamo, per cui è stata una cosa proprio. E poi Totò era Totò, perché noi abbiamo parlato con gente che ha lavorato con lui e diceva che lui era un signore, lui lavorava fino a mezzogiorno, poi basta, poteva esserci qualunque cosa, lui prendeva e andava, per cui proprio, e poi era fantastico, quindi è stato sempre fantastico. Io Totò lo amo ancora adesso, quando sento qualcosa di Totò mi metto a vedere cos'è, cosa succede, tutto.